obviously, you know, we're paying the price a little bit for what happened, you know, in the past month. The guys that have played. Abbiamo pagato il prezzo di quello che è accaduto negli scorsi mesi perché i ragazzi che hanno giocato e sopperito alle assenze sono stanchi e hanno perso un po' di fiducia a causa delle 3 sconfitte di seguito prima che arrivassero i due innesti. Parliamo di Caleb Green e Amadou Ndiaye, che non sono quelli che siamo abituati a vedere, non sono quelli che conosciamo, ma come al solito non vogliamo cercare scuse, possiamo dire che giocheremo meglio la prossima, abbiamo ancora un'opportunità e cercheremo di vincere a Ventspils. And we have to move on and try to get the win in the last game in Ventspils. We go through the good and bad times. Dobbiamo superare i momenti positivi e quelli negativi insieme, ma ho fiducia del fatto che riusciremo a farlo e riusciremo a superare anche questa. Ci aspettano 2 match difficili, prima Bologna nel campionato e poi Ventspils in Champions, e dobbiamo focalizzarci su noi stessi e sulle nostre caratteristiche e qualità. We just have to focus on ourselves and try to improve. Yes, I'm worried about the trip to Ventspils because we play Sunday in Bologna and Tuesday in Ventspils, and Ventspils is a very difficult place. Sono preoccupato sì per il viaggio perché ci aspettano comunque 2 gare molto ravvicinate e quella di Ventspils sarà sicuramente una gara difficile. L'alloggio lì non è il massimo, dovremo dormire a riga, quindi questa è una preoccupazione in più. Non sarà semplice, ma dobbiamo restare uniti e mettere tutto l'impegno possibile. Prima di quel match però ci aspetta la gara di Bologna, che è davvero una buona squadra. Dobbiamo quindi restare uniti, come abbiamo sempre fatto, e pensare a una gara alla volta. Really big effort in Ventspils, but before we do that, you know, we have got Bologna away, which is a very good team, obviously, and we're focusing on both those games together.